Damiano Tomasi, oggi qui a Torre Annunziata in rappresentanza dell'AIC. Allora, com'è la situazione del Savoia? Non delle migliori, purtroppo è una delle situazioni che si sono create parecchie volte negli anni scorsi e che quest'anno vedono coinvolte loro. Monza, Barletta, Aversa, Varese, il Brescia ha superato recentemente qualche difficoltà e una su tutte il Parma, insomma, situazione in cui il professionismo non riesce ad esserlo a 360 gradi e quindi si creano disagi e ragazzi che ovviamente non sanno come scendere in campo alla fine pensando solo al campo perché i problemi che girano attorno sono altri e purtroppo mancano le condizioni a volte di fare il proprio lavoro nel migliore dei modi. Come ha trovato il morale dei giocatori? Ovviamente da un certo punto di vista positivo perché sono convinti di trovare in questa situazione di difficoltà la forza di coesione del gruppo che gli può dare qualcosa in più, un legame particolare poi con la città, con la tifoseria che li spinge comunque a scendere in campo e cercare quel risultato sportivo che c'è alla portata. E non è facile perché la situazione finanziaria e economica del club e le prospettive soprattutto che non ci sono distraggono parecchio e in alcuni casi creano anche disagi oggettivi che è difficile da superare.